Big match servito col nero verde che sbanca il tavolo rosso-blu e tranne clamorosi e improbabili colpi di scena segna il torneo di eccellenza respirando l'aria della prossima Serie D. Al Gran Sasso dell'Aquila, nel confronto tra la prima e la seconda, il Chieti vince per 1-0 grazie alla rete di Rodia a metà ripresa, mettendo le mani sulla vittoria del minicampionato. Imponente il vantaggio in classifica che sale a più 8 con i ragazzi di Lucarelli e il popolo neroverde che si sentono già in festa. Al ritorno nel capoluogo scene di entusiasmo popolare in un percorso da leader che non ha mai conosciuto seri ostacoli. Mister Lucarelli. Capisco l'euforia dei ragazzi, ma rimane una vittoria, non rimane una vittoria di un campionato, quindi è chiaro che ci sono ancora 3 partite, adesso abbiamo 10 giorni, dobbiamo risistemare un po' di cose con gli infortunati, perché oggi ne abbiamo, contiamo altre 3 infortunati a fine partita e quindi dobbiamo rimanere sul pezzo, stare concentrati. È chiaro che è un passo molto importante, questo non io non lo nego, ho sempre detto che è la partita campionato e di più se avessimo vinto noi. Partita di cartello condita dalla gradita presenza di una prima fetta di pubblico, inizio di una nuova storia calcistica post pandemia, nell'assenza indigesta della parte neroverde. Partita intensa, tesa dalla posta in palio decisiva, il Chieti fa valere una caratura tecnica e un'organizzazione di gioco da categoria superiore, ma fare la differenza e soprattutto la mentalità vincente, dunque successo meritato. Dopo una prima frazione guardinga da parte di entrambe le formazioni, attenzione però al 42esimo con una grande occasione rosso-blu, Michiché non arriva sul pallone servito dalla destra, nella ripresa ancora l'Aquila si fa molto pericolosa con Di Federico servito dall'ex Michiché che spara da buona posizione alto. La svolta arriva al 20esimo, il nuovo entrato Rodia, ben servito da Pietrantonio, infila la rete del vantaggio ospite che si rivelerà decisiva, un gol che vale oro. Gli aquilani provano a reagire, ma Forti è sempre attento e sventa ogni minaccia. Nel finale di gara il Chieti rischia di andare sul doppio vantaggio. Al triplice fischio grande gioia per gli uomini di Lucarelli con un piede e mezzo in Serie D, per l'Aquila invece rimpianti a non finire, ma la consapevolezza di aver duellato con i più forti, soprattutto nell'occasione e nel big match dal punto di vista della determinazione. Il mister aquilano Bolzan. Io finché il campionato non sia finito noi ci alleniamo per vincere tutte le partite, perché rappresentiamo una città e una piazza importante, quindi non succederà mai che si molla o che si indietreggia assolutamente.